buonasera, ciao. Vice sindaco. Ciao, lo so che a Timisoara dov'è? Dai, grazie, che bello. Un bagno di folla a Faenza domenica 3 aprile al centro fieristico nella Sala Zanelli per ascoltare la presentazione del libro in una sorta di spettacolo di Matteo Renzi. Fuori la produzione del sindaco di Firenze, ben conosciuto anche come il capo, il leader dei rottamatori, uomo del PD ma che sicuramente rema controcorrente per un forte rinnovamento. La serata che fa la coda, se vogliamo, alla lunga giornata di Renzi in Romagna, da prima con una partita di calcio, amministratori pubblici, poi con come spettatore a Cesena Fiorentina, poi per la presentazione del suo libro prima a Cesena e ora a Faenza, è organizzato da Laboratorio Faenza. Fuori diciamo perché? Che siamo là. Fuori perché è il momento di uscire fuori dalla palude, dalla delusione, dalla rassegnazione, anche da un po' di stanchezza della politica di oggi. E allora fuori dai soliti luoghi comuni, fuori dalla paura e dalla preoccupazione, fuori con tutto il nostro entusiasmo. Oggi oltre a rottamazione ha usato un altro termine, rotazione, ce lo spiega? L'idea è che non possono essere sempre i soliti a governare il paese, occorre avere un ricambio, succede dappertutto, avete visto quello che è successo in Spagna. Però la rottamazione non è un fatto anagrafico, la rottamazione è l'idea di recuperare energia e entusiasmo per la politica. Potrà sembrare strano, ma io sono uno di quelli che pensa che la politica sia una cosa bella, nonostante le immagini abbastanza scellerate che vediamo in Parlamento. C'è spazio per una politica fatta con il cuore, non soltanto con le contrapposizioni, e quindi da questo punto di vista la rotazione e la rottamazione sono parole diverse di un concetto unico, che è più spazio al talento e al merito, meno ai soliti noti. Ci sono quasi 700 persone qui dentro, cosa vuol dire? Mi dispiace per loro, poverine, non sanno cosa si aspetta. Perché ha fatto tardi? No, sì, ma ci siamo, dai. Com'è stata la partita? La partita poteva andare meglio. Ad essere sinceri, se entra quel colpo di testa di Bogdani alla fine non so come va a finire. Manuela Rontini, vicepresidente del Laboratorio Faenza, è stata una giornata intensa partendo da Cesena, dove ha accompagnato Damiano Zoffoli, che ha organizzato come consigliere regionale l'incontro di Cesena, giusto? Esatto. Da Cesena a Faenza abbiamo oggi pomeriggio incontrato tante persone che grazie all'impegno di Matteo, alle cose che dice, a quello che ha scritto nel suo libro, riniziano a pensare che fare politica sia una cosa bella, sia una cosa utile, che serva alle nostre comunità. In un clima dove l'antipolitica sta crescendo c'è bisogno di testimoniare, insomma, che questo impegno quotidiano vale ancora la pena di essere speso. E diciamo che di gente da cambiare, che vuole cambiare, ce n'è anche stasera. Sì, c'è tantissima gente qui in sala, siamo arrivati, c'è la sala piena, non ci si sta più neanche in piedi, e quindi c'è voglia delle persone di non rassegnarsi a questa palude a cui assistiamo tutti i giorni della politica, ma c'è voglia di impegnarsi per un cambiamento di cui il nostro paese ha un grandissimo bisogno. Ma il nostro paese, e la dimostrazione sono le persone sedute in sala questa sera, ha anche tantissime energie pronte ad impegnarsi per arrivare a quel cambiamento. Quello di Renzi non è solo un libro, è quasi un credo, una presentazione scenografica. Sì, adesso lui ha questo linguaggio molto moderno, molto lontano dal politichese, che serve sicuramente a riavvicinare le persone, quindi è, diciamo così, è nuovo anche nel linguaggio, e questo secondo me aiuta tutti quelli che non la vivono come noi più quotidianamente la politica a riavvicinarsi. Laboratorio Faenza continua nella sua missione sposando anche i rottamatori? Laboratorio Faenza continua nella sua missione di essere vicino alla comunità faentina, di essere vicino ai suoi problemi, a tenere alta l'attenzione ai temi. L'ultima iniziativa è quella sulla sanità. Continuiamo nel nostro impegno. Sì, con rottamazione. Cosa vuol dire rottamare? Rottamare non vuol dire semplicemente cambiare le persone, ma vuol dire mettere in campo un nuovo modo di fare politica, e mi sembra, appunto, lo ripeto, la dimostrazione che tanta gente ha voglia non di fare dell'antipolitica, ma che la politica dia un segnale diverso, discontinuo, nuovo, capace di raccogliere. E quindi ancora, insomma, con l'energia che raccoglieremo stasera, Laboratorio Faenza andrà avanti in città a portare avanti quell'onda che dalle primarie con Giovanni l'amministrazione Malpezzi sta cercando di portare anche nel quotidiano.